provando più che fisicamente, psicologicamente, mi fa del male la consapevolezza che venga odiato in modo così acuto da essere oggetto di un'aggressione come quella di ieri. Al di là del dolore fisico, lo fa soffrire molto di più appunto questo fatto, l'odio politico che si è trasformato in aggressione. Ritengo che sia dovere di tutte le istituzioni, di tutte le forze politiche fare il punto su questa vicenda e fare in modo che in Italia questa spirale di violenza politica si fermi, perché mette a rischio la pacifica convivenza democratica del nostro Paese.